La democrazia diretta, in una parola, è che una persona non delega più il politico, ma controlla l'operato di un dipendente, come dice Grillo, che ha sicuramente una carica pubblica importante, ma che è tenuto a rispettare il mandato in termini di progetto, in termini di proposte, non in termini politici generalisti. Io penso che la rete porterà nel tempo a una rappresentanza reale delle persone nel mondo politico. We are 21st century citizens doing our very, very best to interact with 19th century design institutions that are based on an information technology of the 15th century. Rousseau è un posto in cui tutta la nostra comunità è riuscita a parlare, è riuscita a costruire, è riuscita a votare i candidati. Uno strumento straordinario che saranno costretti a copiarci in tantissimi partiti politici e in tantissime nazioni, perché consente davvero di far partecipare il cittadino alla vita pubblica. A partecipare alla costruzione di leggi, a proporre delle leggi con lex iscritti, a difendersi dagli attacchi che provenivano dall'esterno con lo scudo della rete, a proporre nuove idee, nuove idee di partecipazione nella propria città con iniziative come quella per piantare gli alberi ovunque in giro per l'Italia e in giro per il mondo magari quest'anno, oppure scambiarsi dei giocattoli, scambiarsi dei libri. All'inizio non si chiamava Rousseau, l'avevamo utilizzato un po' di volte, avevamo fatto delle votazioni, tra cui quelle le famose parlamentari del 2013, che non era ancora Rousseau, e poi piano piano ha preso corpo l'idea di un sistema operativo complesso, dove ci fossero tante funzioni. Costruire un'Italia è un modo di partecipazione diverso, che grazie alla rete permette di mettersi in contatto con le migliori energie e le migliori intelligenze in giro per l'Italia e nel mondo. Questo è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni, a prescindere dalle scadenze elettorali, a prescindere da tutto quello che accadeva giorno dopo giorno. E il motivo per cui Rousseau è nato è legato a una nuova modalità di partecipazione, una partecipazione legata a qualcosa che sta emergendo in giro per il mondo che si chiama cittadinanza digitale. Se la democrazia politica ha limitato la partecipazione dei cittadini alla scelta di un loro rappresentante ogni 4 o 5 anni, la cittadinanza digitale può trasformare la partecipazione e l'azione in un processo condiviso. Alla forma occidentale di democrazia, basata sulla delega tra individui e organizzata in parlamenti composti da soli umani, si affiancano le piattaforme e le reti intelligenti, che estendono in maniera connettiva e collaborativa le potenzialità del nostro agire, attraverso l'accesso ai dati e la partecipazione in rete. Il concetto di cittadinanza digitale, che ora sembra una cosa nuovissima, rivoluzionaria, eccetera, era un concetto che era già stato inserito, non so se vi ricordate, le primarie dei cittadini, che aveva portato avanti il blog di Beppe, credo che fosse addirittura il 2006 o il 2007, era in tutti i faldoni che Beppe aveva portato a Prodi, una delle richieste era proprio quella della cittadinanza digitale e dell'accesso alla rete gratuito per nascita. Quindi questo concetto di cittadino digitale esiste, diciamo, nel movimento da prima che esistesse il movimento. Tra l'altro la cittadinanza digitale è uno dei punti che c'è nel contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Quindi da quelle primarie del 2006 passa per Rousseau e arriva in un contratto di governo e poi dovrà essere ampliato. Oggi l'innovazione tecnologica applicata alla comunicazione e in particolare la rete permettono di abbattere gli ostacoli che nel tempo si sono frapposti tra i cittadini e lo Stato, ricostituendo un'assemblea permanente. L'utopia di Rousseau diventa realizzabile. Lex, nelle sue articolazioni, lex iscritti, Parlamento, Europa,
regioni, offre ai cittadini la possibilità di contribuire ad esercitare il potere legislativo direttamente. Per la prima volta nella storia, il cittadino è protagonista del processo legislativo. Propone la sua legge, vota le proposte degli altri utenti e portavoce appartenenti alla comunità. Interviene direttamente proponendo modifiche, integrazioni, correzioni. L'utopia si va concretizzando. L'e-learning rappresenta uno strumento formidabile di formazione pubblica. Sosteneva Jean-Jacques de Rousseau, il diritto di votare è sufficiente ad impormi il dovere di istruirmi in materia. I processi di apprendimento e di formazione, pertanto, dei saperi, sono il motore di sviluppo degli individui e delle società di cui gli individui sono parte. Già oggi, ma sempre di più in futuro, la qualità del nostro essere cittadini richiede standard sempre più alti di conoscenza. Un cittadino informato è un cittadino sovrano, libero. La funzione e-learning della piattaforma Rousseau consente di essere sempre al centro dei flussi di conoscenza che riguardano i processi decisionali in ambito legislativo, ma anche amministrativo e burocratico, grazie ai corsi progettati e tenuti dai portavoce e pubblicati online. Sharing, la condivisione, la capacità di accumulare sapere, mantenere la memoria e svilupparne il potenziale che ha determinato la crescita e la forza della nostra specie. Biblioteche ed archivi sono luoghi e strumenti antichi e potenti che nel corso del tempo si stanno trasformando, divenendo sempre più aperti e di facile consultazione. La stampa è stata una rivoluzione tecnologica, ma anche e soprattutto culturale. Ora internet ci apre a infinite possibilità. La funzione sharing della piattaforma Rousseau nasce per essere un archivio aperto, open source e in progress, costruito dai portavoce che vi depositano tutti quegli atti, leggi, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, che possono essere utili ad altri cittadini e portavoce su altri territori, che non dovranno pertanto cominciare da zero ogni volta, ma potranno contare sul lavoro già fatto da altri. Una staffetta di ricerca, competenze e generosità in cui tutti possono accedere alla conoscenza generale come risorsa condivisa e utile. Una rete di cui i nodi non sono solo singoli individui pensanti e operativi, ma parte di un tutto più ampio. I cittadini abitano in territori, ma anche uno spazio virtuale. Uno degli scopi di Rousseau è proprio quello di costruire una comunità e metterla in comunicazione per rendere le persone cittadine del mondo e partecipi di tutto ciò che succede anche al di là del proprio orto. La piattaforma Rousseau dedica alla chiamata alle armi due diverse applicazioni per l'azione e la mobilitazione alla base dell'esercizio della cittadinanza attiva e democratica. Queste due applicazioni sono Call to Action, che è la partecipazione dal basso verso l'alto, dal singolo verso la comunità. Lì dove il singolo è solo e non può arrivare, la comunità lo supporta nell'impresa che intende affrontare. Il cittadino che sente il desiderio di agire e decidere della vita del proprio territorio può farlo contando sulla forza del gruppo. Prendersi cura di un luogo, informare le persone, piantare alberi, sembrano piccoli gesti, ma possono generare enormi cambiamenti. Activism è la partecipazione dall'alto verso il basso, nel senso che l'azione è programmata su vasta scala, è l'azione collettiva a cui il singolo può aderire, il progetto di cui sentirsi orgogliosamente parte, i grandi eventi collegiali come la marcia per il reddito di cittadinanza o Italia 5 Stelle, ma anche delle imprese individuali veramente diventate famose come la traversata a nuoto dello stretto di Messina fatta da Beppe Grillo qualche anno fa per ricongiungere idealmente un intero paese.